È la domenica in cui il Teramo può staccare definitivamente la zona playout, un'occasione ghiottissima per Arrigoni e compagni, ma si può anche iniziare a puntare pian piano su alcuni rientri dopo lunghi infortuni. Però c'è un match sentito quasi come un derby da vincere. Al Bonolis arriva infatti l'ancona matelica di Gianluca Colavitto e degli ex Fagioli e Iotti, immischiato nella lotta playoff. Guidi perde Perucchini nel riscaldamento, al suo posto Riecco Agostino, e si affida a Piacentini e Ndrečka sugli esterni, non contando su Azio Osmanovic. Dall'altra parte, occhi puntati invece su Alex Rolfini, uno dei bomber più insidiosi del girone con 9 gol. Arbitra Zamagni di Cesena. Lunga fase di studio con una certa cattiveria agonistica. La svolta arriva al 22esimo e non è assolutamente favorevole per il Teramo. Ndrečka anticipa Rolfini facendo la cosa più difficile, ma sbaglia la più semplice con un retropassaggio errato. Ne approfitta Moretti che viene atterrato da Agostino. Rigore, ammonizione per il portiere ed esecuzione affidata ad Alex Rolfini. L'ex Gozzano non perdona mandando all'angolino 1-0 Dorico e gelo sul Bonolis. Decimo gol per l'attaccante classe 96, ma gli occhi dei tifosi si sono fermati al retropassaggio di Ndrečka. Tutto da rivedere e anche da capire. Poco dopo la mezz'ora, altro brivido creato dall'Ancona con una volée in mischia deviata in corner dalla difesa. Dall'altra parte, Riecco il diavolo. Contropiede di Bernardotto che fa il massimo per sfruttare la superiorità numerica offensiva. Serve Malotti che angola troppo e sciupa col mancino. Trema ancora il Teramo nel finale di tempo. Cross invitante dalla destra per lo stacco di Del Carro. Agostino smanaccia e salva. Poi Moretti controlla e cerca il gol di pregevole fattura con un tiro cross che esce non di molto. Nella ripresa Mister Guidi viene allontanato per eccessive proteste. Al 68esimo ecco anche il bis ospite. Il Teramo sbaglia a centrocampo, un lungo lancio di Andrea Del Carro premia Federico Moretti che se ne va ad una difesa mal posizionata, arriva al limite e conclude. Agostino dapprima si oppone ma poi capitola sul tapin dello stesso numero 17 che ammutolisce lo stadio di Pianodaccio. Un diavolo che sembra un lontano parente di quello visto a Pontedera e che incassa il gioco della truppa di Colavitto a tal punto da subire anche il tris. Minuto 76. Altra verticalizzazione di Del Carro che immobilizza la retroguardia di casa. L'ex Alessandro Fagioli si ritrova a dover solo scegliere come insaccare e indovina. 3-0 e sugli spalti si sentono solo i 371 sostenitori ospiti che continuano a sognare in piena zona playoff. Per il classe 2000 ex di Teramo, Notaresco e Castelnuovo è il quinto gol in campionato, 29esimo centro invece incassato dai biancorossi. Peggio ha fatto soltanto la Viterbese. In pieno recupero Del Carro trova la risposta di Agostino su un tiro cross teso. Sul secondo palo c'è lo stesso Fagioli che deposita in fondo al sacco il 4-0. Un risultato pesantissimo, con i dorici che si mantengono aggrappati al quinto posto coabitando con il Pescara di Auteri. Finale amaro per il diavolo che resta a 19 punti e non riesce a dare una svolta alla lotta per evitare i playout. Secondo poker incassato da Arrigoni e compagni nelle ultime 3 settimane, dopo quello di Carrara. Segnali di allarme per una squadra disattenta ed incapace di reagire già dopo il primo colpo subito. Adesso arriva la delicata trasferta di Reggio Emilia, dove servirà il massimo apporto dei tifosi per rialzarsi dall'ennesima imbarcata stagionale.